Salve, oggi parliamo di questo libro di Nicola Vitale, Figura solare, un rinnovamento radicale dell'arte, inizio di un'epoca dell'essere. Editore Marietti, 2011. Questo libro è stato presentato al Salotto Caracci di martedì 6 marzo, 2012. Questo libro è un libro solare, ecco, non soltanto nel titolo, Figura solare. È solare nello stile, nel linguaggio, nella visione dell'arte. Il sottotitolo è ambizioso, quanto tonante, non? Un rinnovamento radicale dell'arte, inizio di un'epoca dell'essere. Ci sentiamo qualcosa di apocalittico, nel senso nuovo e buono della parola, un'esigenza di cambiamento dalle radici. Ma non è l'arte che per Nicola Vitale deve cambiare, non è tanto l'arte quanto la visione dell'arte. L'arte di per sé è da sempre, c'è da sempre, nasce con l'uomo, è un evento antropologico. L'arte ha delle sue origini che vanno rispettate perché moriranno con lei, moriranno con l'uomo. Le origini dell'arte incrociano il mito, il rito, la sacralità, la celebrazione, la ritualità che alla base dell'arte, ad esempio, ha da sempre dettato l'essenza del ritmo, della cadenza, di quello che la musica conosce benissimo, il canone, la ripetizione, il tam-tam degli antichi tamburi, la sincronicità, l'armonia. L'arte è ritmo ed è anche canone, come nei giorni in cui è nata, ovviamente nata con l'uomo. Si parla dai tempi di Hegel di morte dell'arte. Da 2 secoli se ne celebrano i funerali. Eppure l'arte è ancora lì. Contraddice chi la incapsula nella ragione, nel giudizio, nella valutazione. Contraddice anche la critica d'arte. L'arte sembra, dirci Nicola Vitale, non solo non muore, ma contempla, comprende e contiene la sua morte nella sua stessa storia. La morte dell'arte è parte dell'arte, della sua storia. Lo conferma quella microstoria dell'arte, cui Vitale dedica un intero folgorante capitolo in vista appunto di una nuova, di un'altra storia dell'arte. Ci sono state epoche di esplosione del fuoco sacro dell'arte, epoche di rappresentazione apollinea di questo fuoco, epoche di rielaborazione manieristica o linguistica o concettuale, fini a se stesse, fino alle nuove esplosioni del dionisiaco. Perché di apollineo e dionisiaco qui si tratta. Vitale ritorna a Nietzsche e alla sua celebre nascita della tragedia. Apollo e Dioniso sono figure senza tempo. Il dio della forma, dell'apparenza, del sogno, della rappresentazione, della figura, dell'immagine, dell'ordine, da una parte Apollo, e Dioniso, il dio dell'ebbrezza, della pulsione, degli istinti primordiali, del corpo, della riunificazione organica e della lacerazione. Nella storia l'arte ha vissuto sempre un dialogo tra queste due polarità, un dialogo che talvolta è stato un polemos lacerante e lacerato. Talvolta un tentativo di unificazione, talvolta una sopraffazione di un elemento sull'altro. E proprio quando l'arte ha visto nella storia una prevaricazione di un dio sull'altro, l'arte, secondo Vitale, ha dato i peggiori risultati. Un'arte polarizzata sull'apollineo si modula, per esempio, in figurativismo, in manierismo, classicismo, naturalismo, allegorismo, simbolismo. Ma anche arte linguistica, concettuale, sogno senza corpo, realtà senza fantasia, cartolina del mondo senza il mondo, pensiero del corpo senza il corpo. Un'arte, d'altra parte, sbilanciata sul dionisiaco, vive la fase della lacerazione di Dioniso, dell'ebbrezza senza figura, della distruttività fine a se stessa, dell'avanguardia polemica ed esclusivamente destruens, dell'unità senza senso, di piacere e morte, unità e smembramento. Nicola Vitale ci dimostra come le fasi luminose, solari dell'arte, dell'Occidente, abbiano coinciso con una celebrazione della natura, della sua natura di Giano Bifronte, di quella doppia figura che è Dioniso Apollo. Il rispetto dell'ambivalenza, dell'ambiguità, della reciprocità, del chiasmo del dionisiaco e dell'apollineo è alle radici di un'arte solare, propositiva e lanciata verso la durata. Dunque non limitata all'effetto del contingente o della moda. Del resto non era stato lo stesso Nietzsche a raccontarci come dietro la stessa raffigurazione apollinea vibri l'energia di Dioniso.
produttrice di forma, immagine, sogno, e viceversa non vi sia reale creatività in Dioniso se non nella sua manifestazione in forma, in figura, in danza, per esempio in sogno apollineo? Tante sono dunque le declinazioni storiche della storia dell'arte, intendiamo, di un'arte dionisiacamente spenta o apollineamente carente. Ma a dire la verità è stato soprattutto l'assenza di Dioniso nell'arte occidentale degli ultimi secoli a farsi particolarmente sentire. Classicismo, neoclassicismo, naturalismo, realismo hanno, per esempio, in pieno 7-800 fatto, fra 700 e 800, fatto propendere la bilancia in favore della pura rappresentazione, dimenticando quel principio propulsore, dinamico, energetico, solare che solo il dionisiaco dagli albori della civiltà e della cultura garantisce. Il rinnovamento radicale dell'arte passa per l'Italia attraverso questo recupero del dionisiaco come forza unificante, non solo lacerante, nell'arte moderna. Un dionisiaco ovviamente non lasciato a se stesso e alle proprie forze distruttive, inalveato dentro il recupero della forma, di una rappresentazione non puramente naturalistica, oggettiva, figurativa, e neanche però simbolica, astratta, soltanto psicologica, mitologica, concettuale. Si potrebbe dire che un'arte tutta mente, tutta ragione, tutta significato, rinuncia a se stessa, così come un'arte tutta corpo e smembramento, urlo e graffio, provocazione e trasgressione, per il mercato, tra l'altro, tradisce se stessa. Il tentativo di riconciliazione fra dionisiaco e l'apollineo, che nel mondo moderno è tutto sbilanciato sulla rappresentazione, naturalistica o simbolica che sia, passa attraverso una deconcettualizzazione del gesto artistico, nella fattispecie il gesto pittorico, che ha a che fare con il corpo, il gesto, la materia, i colori, insomma, con il fare ancora prima che col pensare. Occorre tornare a un'origine tutta sacrale, anche antropologicamente dell'arte, in cui forma e contenuto, pensiero e materia, ideazione e gesto siano tutt'uno, come erano una volta. Un'arte solare che faccia dialogare in concordia discourse l'apollineo e il dionisiaco è un'arte che recupera una dimensione alchemica, così brillantemente rivalutata anche nella psicanalisi junghiana. Le fasi del nigredo, dell'albedo, della rubedo, che consentono il processo di trasformazione, di sublimazione della grezza materia dal piombo all'oro, valgono anche, sottolinea Vitale, per l'opera d'arte. In essa, difatti, emergono delle dinamiche di unificazione degli opposti, di sviluppo degli elementi di trasformazione di contenuti inconsci, materici, caotici, in forme solari. Laddove le forme solari non si identificano con la rappresentazione di superficie, ma sono l'esito del processo, ossia il frutto di un lavoro su e nella materia, che poi sostanzialmente non è che il lavoro su e nello stesso tempo è lo stesso corpo dell'artista. La solarità del prodotto artistico, dunque, è una conquista, la fine provvisoria di un percorso, di un viaggio, come un panorama di luce guadagnato alla fine di una galleria. Fra tradizione e innovazione, l'arte può superare l'impasse doppio di un immobilismo passatista o di un gratuito avanguardismo, solo ricordando le dinamiche alchemiche dello sviluppo e della trasformazione, dove il passato è condizione necessaria ma non sufficiente per il futuro implicito come una ghianda in ogni intrapresa artistica. Anche in questo senso l'incontro bifronte fra apollineo e dionisiaco, spirito della rappresentazione, spirito dell'energia unificante, è fondamentale. Dioniso ritorna sempre dietro l'immagine apollinea, anche quando questa immagine sembra dimenticarlo, e viceversa il corpo ebro di Dioniso ha sempre bisogno delle vesti, dei veli, dei sogni di Apollo. Nicola Vitale propone dunque un'idea dell'arte e della pittura che rispetti il valore originario dell'arte, figlia del rito, della liturgia, delle sacre rappresentazioni, in termini di ritmo, tensioni di forze contrapposte, di pulsione solare, di corrispondenze interne, di unità tra forma e materia, anima e figura. Tali caratteristiche sembrano ritrovarsi in un gruppo di pittori del Novecento che gli sono cari e che paiono aver raccolto la lezione di Cézanne, Van Gogh, Gauguin, di un figurativo non naturalistico, non rappresentativo, non simbolico neanche cancellato dall'informale però, o dall'astratto, dal concettuale, o dalla semplice impressione soggettivistica. Bensì, questa figura dell'arte,
di una dionisiaca luminosità, di un'aurea olistica che pervade ogni singola cosa, ogni singola figura, ogni singolo oggetto e la espande più che scioglierla nello spazio complessivo di una tensione ritmica di forze cromatiche e figurali contrapposte in reciproca corrispondenza. Tra gli alchemici precursori di questa che Vitale non ama definire una scuola o una corrente, ma semplicemente un nuovo stato d'animo, una nuova sensibilità comune nella pittura del secondo Novecento, vi sono l'americano Edward Hopper, con l'allucinata magia quotidiana dei suoi personaggi immersi in una solitudine riflessiva, ferma e inquietante, o il trasgressivo francese Balthus, con le sue discinte e provocatorie fanciulle, inserite anch'esse in spazi lacerati da violente, avvolgenti soluzioni cromatiche. Ma i veri attuali artisti legati a questo più recente rinnovamento radicale dell'arte, come dice il sottotitolo del libro, in campo pittorico, sono ad esempio il nostro Salvo, con la sua metafisica moderna di rovine, paesaggi periferici o esotici. Questa copertina, appunto, è presa proprio da un'opera di Salvo. Oppure il ceco Jan Knap, con il suo recupero di soggetti sacri e figure quattrocentesche, in contesti di ritmi cromatico-musicali sapientemente scanditi. O il tedesco Peter Angermann, con le sue pennellate lunghe e meditative di sapore zen. O l'islandese Free Johnson, con la libertà volumetrica e antigravitazionale delle sue figure fantastiche, proiettate contro cieli limpidi e ventosi come i cieli dell'Islanda. In quest'ultimo, per esempio, quest'ultimo pittore, come in altri, incentrati sulla figura solare, sembra rivivere un'idea dell'arte come rito, festa, manifestazione luminosa, epifania e soprattutto gioco, gioco visivo e gioco del mondo, alla maniera delle visioni di Eraclito e di Nietzsche. Si tratta di pittori che sembrano accompagnare l'emergere, il manifestarsi, il trasformarsi dell'immagine a partire da un'energia che resta sotterranea, inconscia, tellurica e non rappresentabile mai completamente. Si tratta forse dei volti di Dioniso, dove, come più volte appunto ripetuto, Apollo gioca il ruolo di misura e contenimento formale. Lasciare emergere quanto c'è di sommerso e farlo attraverso la forza alchemica di un'elaborazione lenta, sofferta, sentita con l'intero corpo, sembra essere l'intento di questi artisti. Del resto Vitale, gli stesso oramai affermato pittore, sa bene come il luogo dell'opera è quello di un vaso alchemico dove avviene qualcosa di inaudito, che parte dalla materia, dalla caotica e magmatica nigredo e che una forza tellurica, vulcanica, solare porta alla rivelazione attraverso passaggio di forme, trasformazione e trame di contrasti e corrispondenze. E questa luminosità solare dell'opera è dunque è sempre figlia della notte. In fondo, la luce non mai completa, cioè la luce non è mai completa, non è mai piena rivelazione, ma porta sempre un po' di ombra con sé, dentro di sé, un'ombra quasi presupposta e mai del tutto sublimata. La pittura solare porta in sé questo brulicante e mai domato accordo di tensioni cromatiche, figurali, ritmiche e timbriche all'interno di un vortice al tempo stesso centripeto e centrifugo di forze vettore. E poiché per Vitale l'arte non può morire finché si sia convinti che essa non parta dal pensiero e non trovi nel pensiero la sua verificazione, come voleva Hegel, ecco l'autore raccontarci un gustoso aneddoto determinante per la nascita stessa di questo libro. Ad un professore di estetica, che nel corso di un incontro tra artisti e con artisti, aveva sostenuto la necessità per l'artista di ritornare non solo alla forza dello stupore, ma anche a quella del pensiero, pensare molto, aveva consigliato ai giovani artisti, Vitale aveva ribattuto distinto, con il candore solare di un artista che non si lascia incantare dai parametri della critica, che quanto a lui aveva sempre realizzato l'opera prima di pensarla. E qui Nietzsche avrebbe dato ragione all'artista e torto al critico, se già affermava nei frammenti postumi che non la conoscenza ci fa diventare noi stessi, bensì l'esercizio e il perseguimento di un modello. L'arte solare non è in fondo, anzi l'arte solare e non è in fondo un fare, un continuare a fare, che rimanda ad un'abitudine del sentire, a un ritmo liturgico e sacrale, a un abitare il nostro mondo.
interiore ed esteriore, come abitudine. La conoscenza e lo strumento del capire vengono dopo tale celebrazione. E come la nottola di Minerva, nella storia della filosofia hegeliana, anche se qui parliamo di arte e sua coscienza, questa conoscenza e questo capire giungono molto spesso tardi, troppo tardi, rispetto all'arte, rispetto all'opera.